Eravamo rimasti, riassuntone. Il villaggio di Seles è stato distrutto dall'imperatore. No, Marto, resta. È stato distrutto dall'imperatore Doel che cercava una ragazza, Shana, per dei poteri temibili. Dart l'ha liberata dalle prigioni, trovando anche Laviz, cavaliere di Bale. E stiamo tornando a Bale da Laviz, a casa di Laviz. E bisogna capire che sono questi poteri temibili, incredibili di Shana. Peraltro, Dart è stato salvato da una misteriosa guerriera vestita di viola che aveva una pietra che ha reagito alla pietra di Dart. Let's go. Pietra lasciata dal padre dopo la morte del padre. Per colpa della distruzione del villaggio di Nit, originario di Dart, distrutto da questo mostro nero ammantato di fumo. Per gli amici, Pietra Padre, esatto. Ma a nord di Serdio e si gode. Bella Faolin, benvenuto. Io volevo farmare un po' offline le dotazioni, ma no, farò la Rocca Index, capitale di Vale. Volevo farmare un po' di dotazioni. Però poi overlivello e poi non mi diverto più. Musiche. Io non ho intenzione di correre per Bale. Andiamo a esplorare tutto l'esplorabile. Anello di Vega! L'anello di Vega! Ce lo mettiamo anche ovviamente per Legend of Dragoon. La casa è il pittore. Che dice? Albe. Cazzo è madre? Di già, no? Ragazza pittrice. Oh mio Dio, voi siete Sir Lavitz! Proprio lui, famoso. Oh, Sir Lavitz, vi supplico, scopa! Voglio farmi un altro ritratto. Va bene. Quando vuole. Non muovetevi. Ah, subito? Vuole solo un attimo. Non muovetevi. Un fenomeno. Aspetta, ma quello è uno scrigno. La scatola è uno scrigno, vero? Bella, Nando. E Dart giustamente si rompe il cazzo. Un po' come noi, signorina. Se si muove a pittrire. Ci voleva solo un attimo, giuro, ha detto solo un attimo. Ecco fatto. Ho preso il ritratto di Lavitz, attenzione, proprio oggetto chiave. Andiamo a vedere cos'è. Ma l'hai fatto un po' troppo bello. Mi pare proprio di no, vabbè, lo scopà. Abbiamo capito, lo scopà. Grazie, lo conserverò gelosamente. Ok. Tutto questo per avere. Oggetti. Beni. Ritratto di Lavitz dipinto a Bale. È realistico. Ma peraltro c'è rimasta anche l'ascia del capanno. Allora, questo è. È uno scrigno, sì, avevo visto bene. Uso 50G. Frame si vola, in questa zona, benissimo. Credo ci sia niente di. No? Scende. Non può essere a caso sta. Non può essere inutile il fatto che io sia sceso. Ci deve essere qualcosa qui. Io premo a caso. È inutile. Polvere stellare? No. Boh, pare inutile invece. Forse dopo ci sarà altro. Vedremo. Vedremo.
Oh, grazie, fermo. Lo apro qui da una parte. Allora, andiamo giù. Qui che c'è? Un ubriaco, palese. Ah, bere, bere, ho voglia di bere. Qui non possiamo passare qui perché c'è Enzo che è briao. Perfetto. Salve. A sinistra c'è la rocca di Indens, una bellissima costruzione, l'orgoglio di Sergio. Bene. Casa. E andiamo a derubare. Andiamo tranquillamente a derubare le persone. Questo è il barro. Liquori? Ne ho degli ottimi, 100 g a bottiglia, li vuoi? Certo. Buon liquore, vediamo cosa fa. Anzi, io prendo tutto per collezionismo, non mi frega niente, i soldi si farma. Buon liquore, un buon liquore gradito all'uomo di Bale. Ti sembra l'uomo della strada. Siamo sulle spine ogni giorno perché Doyle ha rotto la tregua. Putin, riferimento. Voglio starmene in pace, eh? Cosa? Si tratta della guerra, la guerra! Qui c'è roba. Qui c'è roba. Qui c'è roba. Deve esserci roba. Non c'è roba. Ok. In questo conflitto ho perduto figli e nipoti, poverino. La mia vita è priva di significato. Esageriamo. Chi si salva? Io salvo sempre. Polveri stellari 0 mi fa incazzare perché doveva essere 1. Vediamo cosa dice la signorina. 10 giri la notte. Ti vuoi fermare? Sì, perché magari nella stanza sopra c'è roba. No, c'è un cazzo, perfetto. Buttate via 10 gil, ma... Poi non sono gil, sono gold. Signorina con le treccine. Mio Dio, Lavitz, come stai? La zia era in pena per te. Quindi si conoscono tutte. Basil e Sandora, che un tempo formavano l'azione di Serdio. Spiegone, ragazzi. Sono in guerra da loro tra 20 anni. Lo sapevamo questo. La guerra, non bisogna pensarci. Penserà tutto Re Albert. Uno di quelli che si fida dell'impevo. Armeria, attenzione. Ah, aspetta. Qui c'è roba da prendere. Vabbè, intanto compriamo. Pozione unitiva. Ce l'ho abbastanza. Secchiate. Meteoriti. Io 2 o 3 pozioni le compro, ascolta. Pegane dell'angelo non ci serviranno mai. Purificamente, purifica corpo. Purificamente uno lo voglio. Spezzate gelo e meteoriti, le troviamo. Le troviamo, dai, le troviamo. Vende qualcosa, posso? Bracciale, la spada larga. Bracciale, bracciale. Antiveleno, so sordi. So sordi antiveleno. Lo teniamo, allora ce lo teniamo. Allora, qui posso fare cose. Intanto antiveleno ce l'ho equipaggiato a Shana. Non c'è niente. Non comprare, non comprare. Ciao Cloud. Non comprare, non comprare. Allora, a sinistra si va alla rocca di Indels. Quindi si prosegue, vado di qua. Il padre di Lavitz, Servi, era integerrimo. Se si fosse ripreso dal tradimento del suo più caro amico, ora non sarebbe morto. Allora, qui c'è il pozzo. Polvere stellare! Ah,
Me lo ricordavo 100%. Questa è Slumbert Plaza, è dedicata al padre di Lavitz, il cui soprannome era la lancia di Slumbert. Minchia, Adam Slumbert, grande cantante. Prima della scissione di Sergio c'era un cavaliere che si chiamava Graham. Credo sia ancora vivo e che abiti a Sandora. Potrebbe essere ancora vivo, effettivamente. Chi lo sa? Lo sapete? Io tocco tutto. No, non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo? Pare non ci sia un cazzo. Benissimo. Siamo finalmente a una polvere stellare, boys. Un momento, passerò a casa solo dopo aver riferito tutto al re Albert. Devo comportarmi da cavaliere. Questa è casa di Lavitz. Polvere stellare è anche detta pietra dei desideri, perché si pensa che faccia avverare i desideri di chi la possiede. Li farà avverare, infatti. Quindi qui ce n'è un'altra. Io non ci credo e non c'è la polvere stellare nella stanza del tizio che mi dice della polvere stellare. Praticamente vanno in giro a raccattare sacchetti di bamba, più o meno. Cosa posso fare per evitare i suoni della tastiera quando gioco a LOL? Posso fare una roba così. Non si sente più la tastiera, giusto? Però se parlo si sente... Ok, top. Se parlo piano... Anche se parlo piano mi si sente. Se parlo piano mi si sente. Se parlo piano mi si sente. Però non si sente più la tastiera. Un genio... qua. Sa niente? Vedete qualcosa del vice comandante della quinta cavalleria? È il mio fidanzato. È morto. Spiace, purtroppo un po' spiace. Io premo un po' ovunque. Non si sa mai. Un cazzo. Non c'è un cazzo. Però quell'ingresso secondario sotterraneo cos'è? Qui. Possiamo andare perché c'è una cosa di acqua. La toglieranno. Lo volete? Cosa? Via Marza arriva fino alla città commerciale di Loan e chiusa. Loan! Ho difficoltà a reperire prodotti di qualità. Perché c'è la guerra. Qui c'è polvere stellare.
C'è una pietra in mezzo alle lance. Oh, me lo ricordavo e c'era, eh. Scusi, vorrei acquistare. Compra! Certo che compra, voglio le cose forti. Spada bastarda. Ce l'abbiamo. Dardo lucente. Sì. Corazza scaglie. Ce l'ha già Lavitz. Però la voglio per Dart. La celata. Ce n'abbiamo una per Dart. Ne compriamo un'altra per Lavitz. Non ti vedo, non ce l'abbiamo. Questi costano 1,5 milioni. No, 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 quelli restano lì. Gli accessori costano 1 miliardo. Voi ora vedete, io compro Spavaldo, ma arriverà un momento dove dovrò farmare 40.000 gold. E voglio piangere. Vabbè, parliamo con tutti, dai. Nazione di Sardi si è divisa in due stati che ora sono in guerra fra loro. Lore. Lavitz è sano e salvo, eravamo preoccupati per i soldi della prima cavalleria. E tutti sono tutti amiconi di Lavitz, che è tipo la sua famiglia è importantissima per questa città. La Biblio e Teca. Andiamo su. Il potere magico con i loro poteri magici, gli alati. Boia, botta di Lord subito così? Aspetta, non me l'aspettavo. Gli alati governavano il mondo. Gli alati, la prima volta che sentiamo questo nome. Oggi non esiste un potere simile. Quindi tipo una civiltà vecchia governava il mondo con i poteri magici. Le virtù di un vero cavaliere: la forza senza ragione è come una spada nuda. Una buona spada ha bisogno di un fodero adatto. Citazione anche per, cioè, allusione al pene e alla vagina. Occorre munirsi di armi e armature. Capisco, sono studioso e disprezzo. Gli alati, eccolo. Una specie che viveva sul continente di Endiness. Secondo la leggenda erano i padroni del mondo. Si dice che la pietra chiamata polvere stellare dia la felicità a chi la possiede. La bamba, ragazzi, palesemente la bamba, la polvere stellare. Molto... ciao, ciao Sio. Ciao Sifo. Salve, abbiamo una vasta gamma di articoli, scegliete quello che vi piace. Ah, pensavo per un attimo, ho pensato si potessero comprare i libri. Stanotte divorerò questa delizia. La polvere stellare? La bamba! Sì! Bambino vestito da soldato, dimmi qualcosa di buffo. Oh, Lavitz, che bello, sono e salvo. Non hai detto niente di buffo. C'è una inn di nuovo. C'è lo sdrogo. Ciao, lol. Benvenuti alla clinica. Qui curiamo tre condizioni patologiche: avvelenamento, paura e sconforto. La mia sorellina è stata ricoverata di sopra. Silenzio, per favore, all'ospedale. Ho tolto il tag di Magic. Refresh, lol. Dovrei averlo tolto, siamo in LOD. La luce curativa è qualcosa di misterioso. Guardate l'acqua nella fontana, ragazzi. Nel 2000, sarà nel 2000, la cura per i dettagli. La cura per i dettagli non esiste più. Una spa. No, è proprio un ospedale. Andiamo per cazzamalati. Sì, sì. Voglio guarire presto. Riuscire a giocare con i miei amichetti. Qui sono pazienti a lunga degenza. E non siamo qui in mezzo alla gente col COVID. Cagare la minchia, giustamente. Dimmi che qui c'è tipo un fornello, una fucina, qualcosa. Accesso riservato ai dipendenti. I pazienti possono usare l'entrata sul retro. Mi ricordo questo pezzo era, questa porta era, questo posto era importante. Sto sbagliando? Wow. 10 G la cura. Curati per lore. Che bello. Ci siamo curati. Non serviva, però ci siamo curati. Per farvelo vedere.
Qui c'è un pozzo. No, niente. Allora, bambini. No, dove vado? Ragazzi, c'era un'altra polvere stellare dentro un camino. Io me lo ricordo. C'è una casa, qualcosa, un negozio, un posto con un camino in fondo. Inquadratura dall'alto. Oh, se no va bene anche una blind. Cioè una semi blind. Ma alla peggio, alla fine del gioco piglio la wiki, vado a cercare tutte le polveri stellari e vaffanculo. Ma questa è la rocca. Eccola, è qui. Dai, il dardo lucente l'ho comprato. Guarda che è bastardo questo gioco, eh. Guarda che questo gioco è bastardo dentro, eh. Dark Souls. Eccolo! ragazzi, 22 anni fa. Oh, Lavitz, lo sapevo! Tornato. E qui dove... No, ha detto altro. Ho infuso nella vostra armatura tutto il mio affetto, sapevo di aver rivisto. Ma che bello sto posto. Che posto è questo? È un posto elegante. Quanto è bello ste luci. Lavitz, ben tornato, eravamo tutti preoccupati. Questo semi, questo sia un centro di addestramento. Lavitz... Bello vederlo, sano e salvo. Re Albert sarà contento. Ad bestiam. Abbiamo palesemente preso l'entrata dal retro. Ah, Vince, siete proprio voi. Quando siete tornato? Poco fa. No! Ok, abbiamo aperto le porte per dopo. Quando prenderemo la barchetta e potremo tornare in quel pezzo sotto del negozio che era inaccessibile. Ok, a posto. Ovviamente sta cosa non andava fatta adesso, ma vabbè. Intanto l'abbiamo fatta. Vista niente? No. E che ci dici? Ah, Viz, quando sei... Vabbè, parla di con tutti Lavitz, bravo. Sono anche rotto un po' il cazzo di parlare con la gente e dice: oh, Lavitz, oh, bella Lavitz. Oh, ciao Lavitz. Oh, bella zio. Bella Lavitz. Ciao Lavitz. Questo è l'ingresso principale, giusto? Lavitz, bentornato Lavitz. Sì. Lavitz e Sal... Vabbè, dai, dicono tutti Lavitz. Bella Lavitz, boh, grande Lavitz. Lavitz, mi devi ancora 10 euro della pizza. È tornato all'inferno, dall'inferno che ha travolto la cavalleria. Provo a non parlare più con la gente, perché tanto sono tutti lì che salutano Lavitz. Possiamo, vero? Possiamo? Possiamo. Chi sei? Ritiro tutto. Parlerò con tutti per sempre. Ce n'era un'altra.
Minchia, devi andare a giro a premere X ovunque. In questo gioco di Mevda. Scherzo, gioco stupendo, capolavoro. Ma se non c'è open world, non c'è da esplorare nei giochi. Anello attivo. Questo si vende. Questo si vende, sono 1 miliardo di euro. Sono tipo 200 gold questo, stava 400 da comprare. Posso dire spoiler gigante? Spero che voi non abbiate letto niente. Io non ci avevo fatto caso a questa cosa, ragazzi. No, ora ormai, però c'è scritto. Raga, c'è una scritta lì vuota che secondo me potevano evitare di metterla. Sbaglio? Ma è sempre stato così. E cazzo, aggiungilo dopo. Vabbè. Vabbè, non si sa come, cosa, perché. Io non dico niente. Io non dico niente. Chia, spoiler gigantesco. Minchia. Oh, yeah. Ok. Quindi si continua a salire. Eccoci. King Albert. Vale, c'è? E non se l'aspettava nessuno. Sono il comandante della prima cavalleria, Lavitz Slambert. Sono appena tornato dal campo. Oh, Lavitz. Ero in ansia perché avevo sentito che non eri tornato. E fate come se fosse a casa vostra, tutti quanti. Vostra maestà, è più di quel che merito. Oh, oh, è vero. Sua maestà era così in ansia che non è riuscita a sbrigare gli affari di stato. Noish, non prenderti gioco di me. Lavitz è un mio amico d'infanzia. Oltre che il mio maestro di arti marziali. Comunque, dove sei stato? Dopo che la prima cavalleria è stata decimata, sono stato catturato da Sandor e tenuto prigioniero contro la mia volontà a Elena. Cosa? La prigione di Elena? Tuttavia, grazie all'aiuto di questo ragazzo, sono riuscito a fuggire. Lasciate che vi presenti Dart e Shana. All'aiuto di Shana! L'aiuto di Shana, stronzo! Maschilista di merda! Ha fatto 150 danni al guardiano della caverna. Vabbè. Vengono da Seles. Grazie per aver salvato Lavitz, entrambi. Bravo, vedi? Albert non è retrogrado come Lavitz. Grazie per aver salvato Lavitz, ve ne sono grato dal profondo del mio cuore. In segno di riconoscenza, non esitate a chiedermi qualsiasi cosa. 3 caschi mitici? Posso chiedere? Vabbè. Devo chiedervi un favore, è subito. È possibile tenere nascosta Shana in questo castello? Oh, ragazzi, non l'accettano nel team? Eh? Come? Esatto. L'impero di Sandor ha attaccato Seles solo per prendere Shana. Vabbè, non ha tutti i torti, nel senso, è un'esca che cammina, lei. Andrebbe rimpiattata da qualche parte. Quindi penso che la cercheranno ovunque. Quando ci penso... E questa è la ragione per cui mi hai portato qui? Shana, io posso stare al tuo fianco, Dart. Ho lavorato molto per questo. Voglio restare con te per recuperare il tempo che abbiamo perso quando eravamo lontani. Sì, però sei una botte di petrolio. Cioè, ti vogliono tutti. Non è che non ti vogliamo perché sei scarsa. È perché sei il motivo della guerra, fondamentalmente. Dovresti fare un attimo... Ok, avete ragione. Sfortunatamente non la puoi lasciare qua. Giustamente lui non la vuole qui, perché sennò arrivano al castello e si inculano tutti. L'impero di Sandora si è impadronito del potere del drago ed è andato all'offensiva. Stiamo contenendo la battaglia ad Oa. Ma se il drago sarà in grado di volare a bassa quota e di attaccare direttamente il castello, noi non potremo difenderci nemmeno con i bastioni più alti. Serdi non è più un posto sicuro adesso. In realtà ti stai cagando e non vuoi il motivo della guerra dentro il castello.
Poi comprendo quello che lei sente per te, non è vero? No, hai paura che ti sfondino al castello per prendere Shana. Shana potrebbe essere molto più pericoloso d'ora in avanti. Non mi importa, finché potrò restare al tuo fianco, Dart. Dart te la sta mettendo in faccia. In faccia te la sta mettendo. Bene, ritiro la mia richiesta, ma un'altra cosa. Vorrei fare una domanda al ministro Noish. Attenzione. Vedi pure, figliolo, conosco a menadito tutte le storie e le leggende del continente di Endiness. Vado a chiedere che ore sono. Ero in viaggio alla ricerca del mostro nero, aia. Il mostro nero? Il mostro attaccò la città di Nit 18 anni fa. L'unica cosa che so è che mi ha privato dei miei genitori e della mia città natale. Oh, tu sei stato una vittima del demonio! Voglio sapere tutto, ditemi tutto quello che sapete. Abbiamo furia. Sanno ben poche cose al riguardo. Tutte le informazioni che lo riguardavano sono andate in fumo. L'unica cosa che so è che il mostro nero era un demonio che disobbedì alla suprema esistenza divorando il dio. Sti cazzi. Divorando il dio? Sì. E sorprendentemente comparve per la prima volta circa 11.000 anni fa. E 11.000 anni fa si concluse la guerra dei draghi. È studiato. Esattamente, vostra maestà. Però posso però narrarti la storia della guerra dei draghi. Questo è importantissimo. Importantissimo. Volume. Al pari di dei, gli alati dominavano su tutte le creature viventi, tenendole in schiavitù. Gli schiavi erano sottoposti a terribili soprusi e ingiustizie. La loro rabbia esplose come una fiammata furiosa. Poi, un vento improvviso spazzò la terra e la fiamma divenne un incendio abbagliante. Il vento era l'imperatore Diaz. Egli aveva al suo servizio l'incarnazione di 7 draghi. Il loro coraggio diede alla gente la forza di combattere. Ebbe così inizio la guerra dei draghi. Il conflitto fu aspro. Caddero numerosi sia alati che umani. Dopo un lungo travaglio, furono quest'ultimi a conquistare il futuro. L'era degli uomini ebbe inizio. Era il 2000, ragazzi, ma come fai a non emozionarti davanti a queste cose? E io sto visto bene e male allo stesso tempo. È bellissimo tutto questo. È bellissimo. Nessuno si aspettava, cioè, un gioco così nel 2000. Dalle paste, questo gioco va nel culo a Final Fantasy 8. Basta. L'ho detto. Vabbè, si sa, l'ho sempre pensato, è il motivo per cui ve l'ho portato, che secondo me questo gioco è meglio di Final Fantasy 8, è uscito nello stesso anno. Il mostro nero apparve dopo la guerra dei draghi. Scusatemi, signore. È l'ora del consiglio di guerra. Capisco. Annunciate che arriviamo subito. Sicuramente la trama è giga superiore all'otto. Dart, Shana, questa guerra sarà particolarmente dura, soprattutto per quelli che non hanno più una casa dove tornare. Il castello è molto tranquillo ora. È il posto ideale per pensare al proprio futuro. È la prima volta che noi stiamo in un castello. Bene, c'è una terrazza con una vista bellissima proprio qui accanto. Andate a rilassarvi. La vista del castello, che bello! Scusatemi. Che tenero. E nel frattempo c'è il pezzo di merda che ha organizzato l'attacco a Seles, che è lì accanto ad Albert, non so se l'avete notato. È così impaziente. Scusate anche me, comunque. Fermalo, fermalo. No, scusate, io prima di andare da Shana voglio andare a rompere il cazzo a quello lì col mantellino, perché noi sappiamo così. Tu sei quel coraggioso ragazzo venuto da Seles, ma questa è la stanza di sua maestà Re Albert. È vietato entrare. Dice altro? La voce non è un caso, lui parla così. Tra l'altro, se scendo qua. Comunque è vietato entrare, ma io sono dentro e mi sto facendo i cazzi miei. Oh!
dove cazzo vai? Albert ha un passaggio segreto scivoloso per tornare all'ingresso del castello. E voi direte, sarà un motivo tipo via di fuga secondaria in caso di casino, guerra, roba del genere? No, secondo me è per divertirsi. Non è perché è un coglione. Cioè, voi, se voi avete la possibilità di creare il vostro castello, no? Non ci mettete uno scivolino Wii. Tanto avete i soldi, che cazzo vi pare? Io ce lo metto lo scivolino Wii. Oh, che bello. Pixel art, ragazzi, pixel art. Pixel art. Da qui si può vedere tutta Basil. Forse si vede anche Celes. Celes è oltre le montagne. E poi non riusciremo a vederla perché è troppo lontana. Science, bitch! Spero che siano tutti salvi. Sono sicuro che stanno bene. Davids, porco... Sì, stanno bene. Secondo le informazioni che mi hanno fornito, quasi tutti gli abitanti del villaggio sono salvi. Veramente? Ah, oh, che sollievo. Ma ci vorrà un po' di tempo per ricostruire il villaggio. Basta che ci sia ancora la polvere stellare. L'importante è che potrò rivedere tutti. Ma ci sono anche cattive notizie. Sandora si sta preparando ad attaccarci. Pensano di utilizzare il drago per la loro offensiva contro... Oh. Il drago? Se liberano quel mostro in battaglia, sarà un completo genocidio. Il nostro compito di cavalieri è fermarlo. Io partirò alla volta di... Oh. È della difesa della linea del fronte che dipende il futuro di Basil. O Basil. La chiamerò Basil. Dai, Dart, eroe. Ho sempre vissuto solo per me stesso. Credevo che fosse un'impresa che dovevo affrontare da solo, anche a costo di abbandonare Shana e la gente del mio villaggio. Ma ora che sono tornato, guardate che cosa è successo. Ho quasi perso un'altra volta la mia città. Lavitz, verrò con te a Oa. Non voglio più assistere a spargimenti di sangue insensati. E il mostro nero? Questo è il Dart Team. Bellissimo. Bellissimo. E il mostro nero? Prima deve finire la guerra. Ega. Quando Dart prende una decisione non cambia più idea. Naturalmente vengo anch'io. La guerra non mi piace, ma posso combattere lo stesso. Siate proprio. Tutto è deciso. Non ci rimane che prepararci. Allora andiamo a Bale adesso. Ci sono botteghe, armerie e la mia casa. Dovete conoscere mia madre. Ho già fatto tutta l'armeria. Sono un coglione. Anche il gioco mi dice prima esplora e poi compra. Ho comprato un arco in più. Vabbè. Sarà felice. Da poco che non riceve ospiti. Gabriele. Bella Gabri. Doppio colpo. Doppio colpo. No, ho fatto finire la host. Vabbè, era bellissimo il tema di Dart. Ok. Sono due ingressi. Ah, uno di quando di là. Giusto, make sense. Vulcano! È incredibile sto gioco. È bellissimo, mi piango tutte le volte. Dove si prende la barchetta? Come scendo nel barchismo? Io non me ne vado finché non prendo la barchetta. E vado nel pezzo sotto dell'armeria. Della casa della tizia. Io ho decisamente bisogno di prendere quella cazzo di barca. Perché sennò c'ho la cosa di Celes che mi rimane qui. E lascio le cose che devo fare backtracking. E c'ho l'ansia di perdermi gli oggetti. Vabbè, andiamo a casa di Lavitz. Forse ragione. No, ho sbagliato. Ti levi dai coglioni?
E dai, ma dai, body block, sì. Entrata a basso del castello è quella che ho preso. Quella che porta l'armeria. Aspetta, quella di là no, però. Ora vado a controllare, scusate, ma... It's time to frame a palla. È la parte sotto del sotterraneo. No, o c'è un modo per andare giù da qua? Allora, qui si apre la cosa delle barche. Niente, l'entrata là sotto e fa il giro. No, via. Invece devo andare dopo la barca. Allora, la barca era... No! Mi piacerebbe conoscere la mamma di Lavitz. E poi ho l'occasione di vedere Lavitz coccolato dalla mamma. Per prenderlo per il culo per sempre. Giustamente. Niente coccole! Sono un cavaliere di Basil e siamo in guerra. Non importa, andiamo lo stesso. Scenetta gioviale in mezzo ai missili. La prendo nel castello, ma non ora, quindi. Posso dire che comunque la grafica del villaggio mi aggrada. È bellissimo il villaggio. Oh, c'ha sordi, Lavitz. Che casa enorme è questa, scusami. Che cos'è il castello? Mamma, sono tornato. Oh, Lavitz, tu qui. Oh, Max, andiamo a pescare. Ero in ansia. Non so. Ok, la mamma di Lavitz sarà Pippa. Ero in ansia. Perché non avevo tue notizie da tanto tempo. Sandora è più resistente di quanto mi aspettassi, ma non preoccuparti, li abbiamo sconfitti. Tuo padre sarebbe orgoglioso di sentirtelo dire. Lavitz, e Elena? Non dire niente di questo. Per favore, non voglio che si preoccupi. Non so di cosa stia parlando. Bene, allora, sono proprio felice di averti di nuovo a casa. E vedo che c'è anche la tua ragazza, figlio mio. No, no, mamma. Mamma, no, non è la mia ragazza. Odo di essere timido, come ti chiami? Shana? Shada. Mio figlio è un ragazzo un po' impacciato e cocciuto, ma è anche molto dolce. Non è vero. Allora, io sono un pezzo di merda. E io sono un pezzo di merda. Cioè, io vedo questa scena e voglio prendere per il culo Lavitz. Buona fortuna, Shana. Buona fortuna, Shana. Parli sul serio? Dart? Non essere stupido. Mamma, Shana è la fidanzata di Dart. Come? Oh, scusatemi. Ma se non le dici le cose come stanno, lei ci soffrirà. Farò come dici d'ora in poi. E dai. Vuol dire che io sono la tua ragazza? Ho detto per evitare che Lavitz passi dei guai. Lavitz, anche tu ti dovresti trovare una ragazza come lei. Vorrei tanto tenere un nipotino tra le braccia. E tu non sei più un bambino, Max. Sì, lo so, lo so. Ti fermerai qui oggi, figliolo. È stato ordinato di andare a difendere Oax, quindi dovrò partire appena... Oh, capisco. Ma possiamo almeno pranzare insieme, vero? Sarà pronto tra poco. Oh, io... figliolo. E darò io una mano. Oh, non c'è bisogno. Ma se hai voglia, forse. Sarà un piacere. Ho deciso che ogni vecchia parlerà come Pippo. No. Bene, cosa possiamo fare fino a pranzo? Seghe. Figu. Figurine. Il pranzo non è ancora pronto. Cosa facciamo? Andiamoci alle spalle. Schiacciamo un pisolino. Mostrami la casa. Mostrami la casa, non ero mai stata una casa così grande. Non c'è niente di interessante, ma almeno passeremo il tempo. Vai pure dove ti pare, io ti descrivo le cose che vedi. Camino. Polveri stellari. Specchio. Lavitz, non stai descrivendo, ok. Questa è la mia camera.
C'è un taglio su quella colonna. Ti allenavi con la spada, eh? No, mi misuravo l'altezza. Ci sta. Anche Lavitz è stato bambino? Cosa vuoi dire? Questa è la camera dei miei genitori. O meglio, la camera di mia madre dopo la morte in guerra di mio padre. Polvere stellare? Polvere stellare? No. Questa è la biblioteca. Ci sono molti libri di strategia. Ti interessano, Dart? È il mio punto debole. Cosa stai facendo? Vieni. Attenzione. Posticino segreto. Grazie, Roald Dwarf. Voglio mostrare il mio tesoro. Tesoro? Il pene, il pene, il pene, il pene. Darte il pene, il pene. Ecco il mio tesoro. Dai pure un'occhiata. È la città dall'alto, ragazzi. Oh. E questo è il del momento della scienza. No. Capisco. C'è una vista stupenda della rocca di Indels da qua. La vedevo tutti i giorni quando ero ragazzo. Sono cresciuto pensando: sarò un cavaliere ammirato come mio padre. Proteggerò questa nazione. Il tuo sogno è diventato realtà. Ho visto il video del Cerbero quando ha cantato. Sono passato a farti i complimenti. È una voce assurda. Grazie, Roald Dwarf. Grazie mille. Benvenuto. Chat spam di cuore per Roald Dwarf, che è la prima volta che scrive sul canale. Sì, ma la realtà è molto più dura di quanto immaginassi allora. Capisco sempre di più la grandezza di mio padre. Per proteggere questa nazione sarei disposto a dare la vita. È la stessa passione che tu vivi per Shana. Tu, aspetta. Cringe. Io non posso proprio trattenermi. Perché ti rendi conto di quanto è importante la vita di Shana? Per lei sei pronto a rischiare la vita. Tu non eri un temerario quando ti... Tu non eri un temerario quando ti sei introdotta a Elena. Tu sei ardo e incombono le nubi della guerra ora. Tu sei il solo che può proteggere Shana, lo sai, vero? Sì. Art Lavitz è pronto. Oh, io... Beh, bene. La principessa ci chiama. Ah no, era Shana. Cringe. Principessa. Lei è come una sorellina per me. Sì, dai, autoconvinciti, dai, come tutti. Dobbiamo... non ci si può innamorare perché è sbagliato. E dai. Come al solito, prepari dei piatti deliziosi, mamma. Mi fa piacere sentirtelo dire. Mi sarei ancora più contenta se trovassi una brava moglie. Basta, per favore. Dart, Shana, dobbiamo comprare qualcosa prima di partire, vero? Andiamo. Fuga. Ma io voglio tornare... No, 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 no. E tanto tesoro. Ma rubiamo i risparmi della mamma. Sembra consono. Sei pronti per partire? Non ancora. Andate pure a fare le valigie, ma se volete potete restare quanto vi pare. Allora. Qui è esplorabile. Se non ricordo male. Devo fare il giro dei tetti. Giusto? No, figa Dio maledetto. Devo stare attento col prompt. Non ricordavo ci fosse il prompt. Non so, mi sono addormentato. E boom.
Dai. Allora. Facciamo cagate. Quante volte ho intenzione di cadere? Chiedo. Platforming. Tutto questo per... Boh, è quello che cura tutti! Aspetta! Tutti! Mamma mia, ante fuori. Questo è il salva boss. Cioè, questo è il tocca sana per i boss. Allora, questo gioco, a differenza dei vari Final Fantasy del cazzo... No, vabbè, dai, non diciamo cazzate. Però, a differenza dei vari Final Fantasy dell'epoca, questo gioco è veramente difficile. E quindi le pozioni per curarsi le usi, tipo, per tutto il gioco. Non è che... Non c'è la magia energia. Cioè, questo c'hai lo zaino limitato a 32 oggetti. Te li devi scegliere come la merda, perché servono tutti tantissimo. Se non c'hai le cure, vai dai boss senza cure, pigli dei cazzi in faccia che piangi due giorni. Ed è tutto difficile fino alla fine. Qui ci posso andare adesso, però. Niente. Polvere stellare. Quindi la nonna, la signora Lavitz, ma signorina la Slumbert, ma lei fa le feste quelle buffe la notte, che c'ha la polvere stellare in cucina. Siete pronti per partire? Chiaro, siamo pronti. È tutto pronto, è tutto pronto. Avete le erbe mediche? Certo, vedi, te lo dice anche lei per sicurezza. Guarda che devi, ti devi curare. Ecco il tuo piatto preferito, ne ho preparato troppo, perché non te ne porti via un po'? Va bene, basta così. Che la mia vicina mi ha detto che ne ha fatto troppo. Mamma, è tutto pronto. Ah, devo andare a dare la bottiglia. Un momento, dimenticavo. Bravo Vincent. Ho scordato completamente. Augurami buona fortuna, mamma. Oh, Lavitz, come sei cresciuto, non ci più voglio. Lontano da casa, mio figlio è diventato un grande cavaliere. Volevo partire subito, ma mi sento un po' faticato. Perché non ci fermiamo più per questa notte? Ottima idea. I letti sono pronti? Naturalmente, faccio il tuo letto tutti i giorni. Bellina. Mamma, forse mi porterò via un po' di cibo. Lo sapevo, ecco. E devo andare dal Briao. Devo andare dal Briao. Devo andare dal Briao. Ah, a parte non ci potevo andare perché mi si bloccava lì all'ingresso. Forse ci posso andare adesso. Sento l'odore di liquore. E di quello buono. È del liquore per me? Andiamo da bere agli ubriachi. Fratello, tu sì che sei generoso. Bene, accetto.
Almeno ti levi dal cazzo. La tua cirrosi mi permetterà di prendere delle cose. Lo dice? Vento piacevole, calore scendendo in tutto il corpo. Qui c'è polvere stellare. Madonna, c'è polvere stellare per forza. Non c'è. Non ci credo. Gold. Interessante. Niente da prendere però. Ok. Curioso come uscita. Ovviamente servirà qualcosa in futuro. Qui c'è la barca e c'è una polvere stellare. Dai, se ne vai a fanculo. Prima di prendere la barca, a questo punto guardo qui dove si va. A prendere uno scrigno! 20 gold. I soldi servono tutti. Non ti preoccupare. Non devo direzionare, vero? È obbligato il percorso. Se non erro. Però posso scendere, posso scegliere dove scendere. Quanto amore, quanta cura. Cioè io percepisco l'amore che ci ha messo il team di sviluppo della Sony a fare questo gioco. Proprio lo sento. Soprattutto nella musica. Salve. Ehi, grandi! Davvero! Tour panoramico. E comunque sotto c'è un'altra host. Nella parte sotterranea c'è un'altra host. Io premo mentre mi muovo, mi sa. Sì. E scendi. Scendi. Già 10? 6. Potevamo essere a 7. Che me. Ok. Si va. Sì, Dispel, i bei giochi di una volta.
per non saltare una bacinella d'acqua abbiamo dovuto prendere una barca dall'altra parte della città. Ragazzi, io a me mi prenderebbe anche il matto di ristreamare stasera dopo cena. Altro LOD. Beh, ho voglia. Cioè, questo gioco mi fa sta bene, ve lo giuro. Sondaggio. Stasera verso le 9, altra sessione di Legend of Dragoon, si va avanti. Tanto ho un'altra oretta e mezzo, sicuro si gioca. Ok, quindi si esce, abbiamo fatto tutto, possiamo andare. No, cazzo faccio, devo uscire da di là. Voto sì, mi sta piacendo un giacco. Ho giocato tutti i Final Fantasy, ma questo non l'avevo mai visto. Non è un Final Fantasy, ma se ti piacciono i Final Fantasy, questo ti piace per forza. Cioè, è un JRPG. Peraltro, superiore a molti capitoli di Final Fantasy. Tipo, è peggio secondo me del 7 e del 9, ma è meglio dell'8, per esempio. Per gusto mio. Il 9 è meglio, ma sì. Ragazzi, allora, c'è anche da considerare una cosa. Il budget con cui la Square faceva i Final Fantasy e con cui è stato fatto questo. Ok? Attenzione, ci vedi... Ah, Martel! Ci vedi o no? Lo stai dicendo? Sei tu che mi sei venuto addosso. A cercare scuse, comportati da uomo. Non urlate, è vero. Perché non stai zitta? La bambina piange. Scusatemi, ho parlato troppo forte. Povera bimba, è spaventata. Martel è importantissimo. Meglio che ce ne andiamo, bimba mia. Non abbiamo tempo da perdere. Persona importantissima. Degli dei, proprio. Chi era? Non lo so. Lo andiamo a scoprire. Dove sarà? Non c'è adesso, vero? E invece. Bene, bene. Tu devi essere quel tizio che mi è venuto addosso all'ingresso della città. Forse prima sono stata un po' rude. Dice, potremmo fare come se nulla fosse accaduto? Andavo di fretta perché devo venire a chiedergli una cosa. La signora Martel vuole sapere della polvere stellare. È lei. È lei. Quella a cui dobbiamo dare le polveri stellari che ci dà i premi. La polvere stellare? La bamba. Ne ho sentito parlare solo in una favola. Si dice che se la trovi tutti i desideri diventano realtà. Non è una favola. Io ci credo, e me ne serve un po'. Perché non mi date un po' di polvere stellare se la trovate? Naturalmente non dico gratis, in cambio vi darò un oggetto raro che ho trovato durante i miei viaggi. E ne dite, non è male, no? Non è male per niente, è la quest della, delle quest del gioco. Nessuno vi obbliga, ma se vi capita di trovarne un po', ricordatevi di me, d'accordo? Novità? Allora, ragazzi, ce n'è 50 in tutto il gioco, ok? Ce n'è 50, ogni 10 ci dà un premio. È difficile trovare la polvere stellare, vero? Me lo immaginavo. E voi come state? Ok, quindi è 10 che ci dà il primo premio. La tua polvere stellare 6. Grazie, grazie mille.
La prossima, ok, ogni 4. Ah, ma me le toglie? No, mi dici comunque 6, ok. E tra 4 si torna qui a prendere il premio. Che se non ricordo male è l'anello lenitivo. Il primo premio delle 10. No, uno dei premi è l'anello lenitivo. È una delle cose più utili di tutto il gioco. È un anello che a fine turno ti recupera il 10% della vita gratis. Tipo arma da endgame potentissima. Magari salvare ogni tanto Delm. Il regene, sì, ma il regene qui è OP a merda. Perché per curarsi è un comando intero, mentre quello lo fa gratis. Sbogata. È più lento di ieri. Sto scemo io. No. Basta rotante. Ah, primo anello fisico, ok, sì. È il secondo, è il secondo o il terzo l'anello negativo. Il premio del 50 è la pietra della sparizione, quello lo sappiamo. Per andare da Faust. Non posso scendere adesso, vero? Entrare. Ok.